alcuni comportamenti che possono purtroppo un po' rientrare in un certo qual modo, in un senso di, fra virgolette, normalità, cioè prendere la bicicletta da giussarlo e andare verso casa senza la luce dietro e vestito di nero. Sì, scusa, sì, davo per, siccome stavo per prenderlo sotto, davo per scontato, col buio. Forse, anzi, sicuramente, non viene neanche percepito da chi l'ha messo, da chi l'ha messo in atto, come un comportamento pericoloso. Provate a andare a contestare a qualcuno in bicicletta di avere il fanale dreo che non funziona, tanto può apparsi via. Vai in prima pagina, arriva il TG5 a intervistare il vigile cattivo e zuccone che probabilmente non aveva neanche fatto la terza elementare, che va a fare la multa perché non aveva il faro sulla bicicletta. Qualcuno ha mai provato a girare, ho preso una paura, ho avuto una scarica di adrenalina. Qualcuno ha mai provato a girare il discorso e a vedere quanto pericoloso è per lui e per gli altri? E se io sbando, vado dentro il fosso, mi ammazzo? Cioè, ma diciamoci le cose come stanno. Ho due bambini di 9 e 11 anni a casa. Ah, però ammazzare lui, sbando, vado dentro il fosso? Noi mettiamo in atto comportamenti che ormai rientrano nella normalità senza renderci conto di quanto possa essere vicino e attuale il pericolo. Ripeto, non sono solo le stragi del sabato sera di quegli ubriachi che stanno fino alle 7 in discoteca. Non sono solo quelle. Incidenti mortali avvengono in pieno giorno, avvengono nei centri abitati. Non avvengono solo a quelli che bevono, anche se, e questo è un dato scientifico che non mi ricordo a memoria, il fatto di far uso di superare la soglia da 0,5 aumenta di 300 volte il rischio di incidente. Questo sono dati di tipo medico-scientifico. 300 volte più alto, fatto base 1, il rischio di una persona sobria. Se questo non è più sobrio, il suo rischio non aumenta a 2, che sarebbe già il doppio, sarebbe già una cosa molto grave. 300 volte, una cosa altissima, e credo che possiamo anche comprenderne i motivi, nel senso che il fatto di non avere tempi di risposta, riflessi, annebbiamento, altre cose fanno aumentare a dismisura il rischio di incidenti stradali. Ma non succedono solo per queste gravissime cose, succedono anche per una banale distrazione. Ma se per una banale distrazione andiamo addosso a un pedone a 30 all'ora o a 50 all'ora, la cosa non è identica, la cosa è profondamente, profondamente diversa. A 100 km all'ora, in un secondo si percorrono quasi 28 metri. Anche questo non è una mia idea, no? Quasi 28 metri. Un secondo è il tempo di reazione medio. Né una persona media, né troppo giovane, né troppo vecchia, né troppo sveglia, e neanche con problemi di tipo medico o altro. Il fatto che non sia così raro, purtroppo, che su questa stradina qua davanti, questa piccola provinciale che porta da Jesolo a Bibione, passino macchine a 125 km all'ora, voi capite che non mi si può venire a parlare né di automezzi che hanno sistemi di frenate, né del fatto che quello lì è senz'altro bravissimo a guidare, né. No, non c'è niente e nulla che possa giustificare una persona che passa a quella velocità in un centro abitato. E bisogna sempre girare il discorso, come l'ho fatto prima, e pensare a mia mamma, prima ho citato i miei bambini, mia mamma che non è più giovanissima, ancora in gamba, più giovanissima, e si mette a attraversare qua.
e arriva uno che corre a 125 km all'ora. Non facciamo fatalismo. Il pericolo è concreto, è reale e bisogna in qualche modo renderci conto che anche comportamenti che probabilmente non vengono riconosciuti dalla generalità della popolazione come gravemente invasivi, nel senso che nessuno pensa che sia un grave reato, una grave violazione, una cosa un po' di più. Certe volte i limiti sono anche un po' troppo bassi, messi apposta per fare le multe, no? Cioè, bisognerebbe sempre provare a mettersi dalla parte del più debole, provare a mettersi dalla parte di vostra mamma, dei vostri figli che si trovano sulla strada e si trovano qualche volta anche soli, senza voi vicino che gli date un occhio, che ecco, questo sforzo vi chiederei. Perché poi i fatti brutti e gravi, purtroppo, ripeto, per la terza, quarta volta, succedono qui fra noi, succedono in pieno giorno e non succedono solo in determinate situazioni, in determinati ambiti e in determinate situazioni psicofisiche, anche senza aver minimamente bevuto neanche mezzo spritz. Un altro spunto velocissimo, molto, molto più pratico, ma molto legato a un'attività che ci vede in prima fila insieme con il commissariato di pubblica sicurezza, che lo svolge in maniera prioritaria e con i servizi di prevenzione e repressione. Qualche volta però anche noi ci cadiamo dentro, perché si tratta del mercato settimanale e del fenomeno dei borseggiatori. Da quel poco che ne capisco dalle notizie che ho, siamo tutto sommato un'isola felice dove il rischio è piuttosto limitato, ed è proprio per questo che lo cito, perché su un posto dove il rischio è limitato bisogna fare più attenzione quando il livello di rischio un po' aumenta, ed è forse, mi corregga perché poi sono loro in prima linea su queste cose, è proprio uno dei momenti in cui il rischio aumenta. Bisogna, come ci hanno appena insegnato per le truffe o per i giocattoli, fare attenzione ad alcune cose, anche per non farsi contraffare il portafoglio bisogna fare attenzione ad altre. È assolutamente importante diffidare di chiunque se ci tocchi, ci spingi. È importante tenere la borsetta per le signore o i portafogli per i signori in modo controllabile e controllato, la borsetta sulle spalle, appoggiata sulle spalle, per chi di mestiere, perché lo fanno di mestiere, non è che per sbaglio vi vedono e dicono aspetta. Questi sono i professionisti che vi vedono, vi riconoscono, dicono questo qua è il pollo a cui oggi io porto via il portafoglio. Il pollo ha lavorato, a secondo di quanti soldi ha dentro, una settimana, un mese, per avere quei soldi dentro il portafoglio, e io in due minuti glieli porto via. Una delle, per fortuna, rare occasioni di rischio più elevato, perché da noi non esistono i scippi, non esistono, è il mercato settimanale a Porto Guaro. Facciamo attenzione, basta qualche volta una piccola attenzione, così come quando guidiamo e così come quando cerchiamo di agire in modo di non creare danni né a noi stessi né a noi. Grazie.